Gold Disc, つまりグランプリを獲得いたしました。Attenzione, state per connettervi con Radio Altra Musica. Benvenuti a tutti e buon ascolto. Le ore 19:40 minuti di martedì 13 agosto, questo è l'appuntamento numero 629 di Radio Altra Musica da Radio Circuito Solare, l'emittente del comune di Sesta Urunca in provincia di Caserta, in compagnia di Andy Simonero della migliore musica alternativa del XX secolo. Radio Altra Musica ogni martedì sera dalle 19:35 circa fino alle ore 21:10 in diretta radiofonica e diretta anche su internet tramite il sito di Radio Circuito Solare. Beh, sempre vi ricordo, troverete le registrazioni del programma su Facebook e su YouTube. E il secondo appuntamento di Radio Altra Musica è dedicato al Festival di Woodstock. Dopo una prima giornata quasi interamente di artisti country e folk e musicalmente molto acustica, sabato 16 agosto del 1969 iniziano a suonare i gruppi rock, artisti alle prime esperienze che ebbero con Woodstock un trampolino di lancio per la loro carriera e molti nomi già celebri, e di tutti si ricordano le loro storiche esibizioni a Woodstock. I primi della lista sono i Quill, che era una band rock degli Stati Uniti attivi fino alla fine degli anni 60. Appunto la loro attenzione fu essendosi esibiti appunto al festival di Woodstock. Quindi li ascoltiamo con un brano, Waiting for You. Inizia Radio Altra Musica Woodstock 2. Benvenuti appunto a Radio Altra Musica. Thank you.
Secondo in lista la Keith Hartley Band, capitanata dal batterista appunto Keith Hartley, purtroppo deceduto il 26 novembre del 2011 a 67 anni. Ci fanno ascoltare Spanish Fly da Woodstock, Keith Hartley Band.
da Woodstock, uno dei gruppi che hanno veramente sfondato da allora e tuttora sono fra i gruppi più famosi, Santana, di Carlo Santana, epica la loro partecipazione a Woodstock. Li ascoltiamo in due brani, Evil Ways e Solo Sacrifice, Woodstock, seconda giornata, Santana. Al festival di Woodstock dovevano partecipare i Doors, che però in quel periodo si stavano riprendendo da un periodo di guai con la legge, dovuti soprattutto alla presunta oscenità delle esibizioni di Jim Morrison, che comunque anche sotto l'influenza di droga e alcol aveva dato agli ultimi concerti un'aria esacerbata e convulsa. Dopo lo scandalo del concerto di marzo a Miami, annullarono tutti gli spettacoli in programma e non presero in considerazione l'ipotesi di partecipare al festival, anche per disagio di Morrison a cantare in grandi spazi aperti.
Ai Santana fanno seguito i Kennedy Heat, gruppo già esistente dal 1965, attivo fino all'81. Li ascoltiamo in due brani, Going Up the Country e I'm Her Man. Sono i Kennedy Heat da Woodstock, seconda giornata da Radio Altra Musica. Well, I've got to roam, baby, find me a brand new home. Jump in the water, stay drunk all the time. I'm gonna leave the city, got to get away. City, got to get away. All this buzzing and fighting, man, you know I sure can't stay. Now, baby, back you're leaving drunk, you know I've got to leave today. Just exactly where I'm going, I cannot say, but we might even leave the USA. But there's a brand new game I don't want to play. Screaming and crying, but you got a home, man, long as I got mine. Gotta get going, gotta get going. Get gone, get gone. Well, I'm gone, well, I'm gone. One more. Get gone, I can't stay here long now. 'Cause I'm tired of the way I've been dogged around. Well, I've got to roam and find me a brand new. We're just gonna play a little blues. Love.
Proprio nel 69 nascono i Mountain con la chitarrista leader Leslie West. E dei Mountain da Woodstock ascoltiamo due brani anche da loro: Beside the Sea, Southbound Train, i Mountain. Beside the sea, dreaming dreams for
Radio Altra Musica. Radio Altra Musica. Radio Altra Musica. A poco più di un anno dalla sua scomparsa, Janis Joplin partecipa al Festival di Woodstock, infatti muore all'età di 27 anni il 4 ottobre del 1970. Partecipa al Festival di Woodstock con la Cosmic Blues Band, l'ascoltiamo in due brani, Raise Your Life e Try, Janis Joplin.
just a little bit harder, so I can love, love, love you. I tell myself right, oh, I'm gonna try just a little bit harder, so I can give you me to know. Such a long time, I ain't gonna lose my test. No, I ain't gonna lose it. Ain't gonna lose my test. You make your mind all mine. Yeah, I'm gonna try just a little bit harder, so I can give you hang on. Every bit of my soul. Just a little bit harder, so I'm gonna lose, lose, lose. Hang on to nobody, no one. Oh, I don't care how long it's gonna take me, but if it's a dream, I don't want. No, I don't really want it. If it's a dream, I don't want nobody to wait. You better not do it, yeah. When Apple come and reach out, I said, baby, I know, no, no, I gotta try some more. I said, I gotta put my arms around you. I said, I got to hold my man. I said, I gotta make you understand. Wow, baby, I said, I gotta bring you around to the inside of me. I said, try, try, yeah, try, try. Sono le 20:28 minuti, siete connessi con il numero 629 di Radio Altra Musica, il programma del Radio Circuito Solare, stasera dedicato alla seconda giornata del Festival di Woodstock tenutosi nel 1969, il sabato 16 agosto. Sta ancora cantando Janis Joplin, a cui seguirà Sly and the Family Stone, gruppo funk di San Francisco, in attività dal 66 al 1983. Li ascoltiamo in due brani, You Can Make It If You Try, e poi Stan, Sly and the Family Stone, Woodstock.
You know, all right, it's the truth that the truth makes them so I die. Say all the things you won't all agree. You have used to your thing and then in the view. Stand, stand, stand. I'm your father, oh yeah, yeah. Man, yo. Too long. There's a permanent crease, so you're right or wrong. Stand. There's a midget standing tall, and a giant beside him about the ball. Stand, stand, stand. I'm your father, hey, yeah, yeah. Stand, y'all. They will try to make you crawl, and they know what you're saying makes sense at all. Say, don't you know that you are free? Well, at least live your life if you want to be. Stand, stand. Ah! Na, 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 na. Na 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 na
una sequenza di grandi nomi. Qui ci sono i Grateful Dead, che furono un gruppo statunitense nati alla metà degli anni 60, di cui il leader chitarrista Jerry Garcia morì nel 9 agosto del 95. I Grateful Dead ci presentano due brani, Sun Stevened e Mama Tried. La performance dei Grateful Dead fu segnata da problemi tecnici, compresa una messa a terra difettosa. Jerry Garcia e Bob Weir ricordarono di aver preso la scossa toccando le loro chitarre. Grateful Dead seguono i Creedence Clearwater Revival, nati nel 67, attivi fino al 72, capitanati dal chitarrista e compositore cantante John Fogerty. Li ascoltiamo in Green River e Bad Moon Rising, Creedence Clearwater Revival, seconda giornata di Woodstock. Remember things I love you.
Tommy James and the Shondells rifiutarono per sbaglio la partecipazione a Woodstock. Il cantante Tommy James avrebbe spiegato che avremmo dovuto prenderci a schiaffi da soli, eravamo alle Hawaii e la mia segretaria mi chiamò e disse: sì, ascolta, c'è questo allevatore di maiali del nord dello stato di New York che vuole che suoniate in un suo campo. Così mi fu presentata la faccenda, però declinammo e capimmo dopo cosa ci eravamo persi. Ancora un grande gruppo di Who dall'Inghilterra, fra i maggiori band di rock and roll di tutti i tempi, con la solita formazione Pete Townshend, Roger Daltrey, John Entwistle e Keith Moon. Due brani dagli Who, ascoltiamo uno breve, tre brani, Pinwall Wizard, We're Not Gonna Take It e See Me, Feel Me, da Woodstock, The Who.
Touch me, heal me.
Radio altra musica. It's the new dawn. The regular guys. E la seconda giornata di Woodstock si chiude con un altro grande gruppo, i Jefferson Airplane, formatisi a San Francisco nel 65, attivi fino al 73. Ascoltiamo ben tre brani dai Jefferson Airplane: Somebody to Love, Volunteers, White Rabbit. L'ultima, seconda giornata di Woodstock da Radio Altra Musica, Jefferson Airplane. Somebody to love. Wouldn't you love somebody to love? Wouldn't
Con i Jefferson Airplane termina la programmazione odierna di Radio Altra Musica, Disconnessione.
alle ore 21.07 minuti vi state disconnettendo dal numero 629 di Radio Altra Musica, il programma da Radio Circuito Solare. Stasera seconda puntata dedicata al Festival di Woodstock, sabato 16 agosto, seconda giornata, e abbiamo ascoltato la grande carrellata di grandi gruppi. La prossimo appuntamento con Radio Altra Musica sarà ovviamente dedicata alla terza giornata, poi sfociata alla quarta giornata anche del Festival di Woodstock. Vi ricordo che siete stati in compagnia di Andy Simonello, oltre che con la musica di Woodstock, col programma Radio Altra Musica, che va in onda ogni martedì sera dalle 19.35 circa fino alle ore 21.10 in diretta radiofonica e diretta anche su internet, seguendo le istruzioni sul sito di Radio Circuito Solare. Troverete le registrazioni dei programmi precedenti e anche quello di stasera su Facebook e su YouTube. Detto ciò, Andy Simonello vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi rimando al prossimo appuntamento con Radio Altra Musica. Buona serata a tutti.